Ma c'è un'altra cosa che io credo meriti qualche parola, ed è ciò che è capitato nel 2011 quando noi siamo stati praticamente costretti a lasciare il governo. Allora, la verità prima è che un certo signore, di cui non voglio pronunciare il nome, ha tradito i suoi elettori e i parlamentari che l'avevano eletto presidente della Camera.